Buongiorno ragazzi, buongiorno. Si inizia a lavorare. Giornate. Non ve lo dico neanche più che sono giornate impegnative, non ha senso. Non ha più senso. Ieri mi sono divertito a fare lo stupido nel montaggio, editing del canale YouTube americano, dopo vi faccio vedere. Batteries are made out of skulls. I have to be like, what? No, that's not true. Well, every 8 years Hey, you have to throw away the battery. yeah, Start I again. heard, and if you don't do it, it blows up. That's what I heard. È bello lavorare da casa perché così vado a pranzo dalla nonna, che vedo lei, mio nonno, così mi viziano. Non devo cucinare, poi, cioè io voglio cucinare un po', insomma, per passare del tempo con loro. Almeno quello. Comunque, io ho scoperto veramente di recente che il computer del lavoro che mi hanno dato, tipo, è touch. Cioè, io posso aprire i programmi così dallo schermo. Io abituato a un Mac, figurati. Figurati. Proprio così a caso, ma funziona. Ma che figata. Allora. Ed è comodo, quando tipo prendo appunti devo sottolineare. Cioè, non mi viene super spontaneo, cioè ci devo pensare per forza di cose perché non sono per niente abituato. Però alcune cose le faccio più velocemente così col touch. Sottolineare, cerchiare, sistemare, spostare. Anche banalmente fare lo zoom, pinching, cioè ci sta. Adesso io mi faccio un bel tè caldino. Sì. Non ho voglia del caffè oggi, te. Ma sì, mangiamoci un po' di queste mandorline. Roba che non prendo mai io. Che schifo che lascio un disordine. Comunque, indovinate chi non ha ancora buttato via l'immondizia. Ah, c'è anche la lavatrice da fare la scusa. Faccio partire una. Spacco tutto! Questa. Colazione serena. Tagliamos las pescas. Las pescas es no, non è ancora tagliata. Es tagliadas. Ho una domanda, ragazzi, ma cioè, secondo voi mangiare troppa frutta? Cioè, so che la frutta va bene, mi arriva il giorno, toglie il medico. Mi arriva il giorno. Mi limono un Allora, una mela al giorno toglie il medico di torno, però. Cioè, tipo, io ho letto che due mele, tre mele, cioè, tipo quella frutta che contiene lo zucchero e quindi non è il massimo. Però sono completamente ignorante in materia, quindi non lo so, mi piace pensare che la frutta faccia meglio che una brioche. E quindi prendo la frutta e non la brioche. Anche se ora la briochina. Ce l'ho anche, posso scongelare. C'è un sacco di frutta, ragazzi, diventerò un frutto. Prima o poi, in un'altra vita, io sarei stato un limone, sicuramente. Il frutto per eccellenza. Ok. Queste sei mandorline così buttate a caso. Cioè, guarda, guarda, guarda qua, porrette. Vabbè, oggi. Sani, che più sani, non si sana. Sanissimi, sanissimi. Mangiato dai nonni. Adesso. Vediamo se si accende questo. Adesso. Sistemo qua e mi faccio un caffè. Mi faccio un caffè? Mi faccio un caffè.
Io ragazzi non mangio, cioè non faccio mai caffè, già è raro che mi faccia caffè, abbastanza raro. Poi mi dici anche a pranzo impossibile, cioè con la bocca o piccolina, non è proprio piccolissima, penso sia da due, però va bene. Oggi ragazzi dopo il lavoro vado a vedere una casa e per sport, a dire la verità, non c'è un motivo specifico che sto pian piano cercando. Eviterò giornate sulla. Ho appena fatto il pranzetto dai nonni, appunto, quindi cioccolato, cioccolato. Sempre bellino. Se no non ci si vede. Non c'è mai occasione, bisogna crearsi le occasioni. Adesso caffettino, mi rilasso in due, tra 20 minuti ricomincio a lavorare, 1:30. Niente ragazzi, è iniziato a piovere. Aspetta che tolgo delle mie robe da qua. Guardate qua. Accidenti ragazzi, mi è finita una goccia sulla videocamera. Vabbè, poretta. Sono andato a vedere un appartamento così per sport, molto molto bello, molto valido. Adesso devo sistemare qua, che un po' mi metto a cucinare qualcosa, che ho fame. Sono le 7:30. Insomma, non è il massimo. E basta ragazzi, e basta, ora sistemo e noi ci sentiamo dopo.